Giacche e Cinignaro tornano alla carica per sbloccare l'aeroporto. Questa volta il sit-in si sposta davanti la prefettura di Ragusa. Dipendenti del comune di Ispica in protesta da due giorni davanti Palazzo Bruno reclamano gli stipendi degli ultimi due mesi, intanto il comune rischia il default. I precari del mondo della scuola oggi in protesta a Palermo per un incontro con il dirigente regionale Maria Luisa Altomonte, intanto resta confermato il presidio permanente a Ragusa. 22 aziende sostenute dalla CNA hanno incontrato l'amministrazione di Modica, elencate tutte le richieste per tentare di salvare la zona artigianale. La questione MUOS diventa caso nazionale, quanto emerso durante le audizioni di Camera e Senato. Prossimo appuntamento il 6 ottobre con un corteo a Niscemi. Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione di Video 1. Lo avete sentito dai nostri titoli. In apertura il presidio permanente di fronte alla prefettura di Ragusa con relativo sciopero della fame per Giacchi e Cinignaro. Il tema ovviamente è l'aeroporto di Comiso. Vediamo. 17 giorni di attesa per un colloquio con i ministeri competenti, mesi o anni per una firma, millenni per l'apertura dell'aeroporto di Comiso, è l'equazione che ha convinto Giacchi e Cinignaro a riprendere lo sciopero della fame con presidio permanente allestito, questa volta di fronte alla prefettura di Ragusa. I due, ricevuti dal rappresentante di governo Giovanna Cagliostro, hanno ribadito i lunghi ritardi attorno a un'infrastruttura spesso citata ma mai aperta. Subito dopo, a quanto pare, il prefetto ha avuto un colloquio con il presidente della SAC Giuseppe Giannone, ma Giacchi e Cinignaro non si arrendono e pretendono risposte immediate. Siamo tornati qui stamattina in prefettura perché dopo 17 giorni da cui attendiamo questo benedetto incontro con il ministro Passera e il ministro Grilli e non avendo ancora avuto risposta, siamo andati nell'unica istituzione che poteva darci una mano d'aiuto, così come ha sempre fatto, Sua Eccellenza il Prefetto. Difatti stamattina, senza neppure un preavviso, ci ha immediatamente ricevuti. Noi riprendiamo lo sciopero della fame, lo riprendiamo in funzione dell'apertura dell'aeroporto di Comiso, lo pretendiamo quella benedetta apertura, stanno perdendo troppo tempo. Noi non possiamo tollerare che un governo nazionale si sforzi di guardare alla chiusura dell'aeroporto di Catania, che è il quarto aeroporto in Italia, e quindi quella chiusura dovrà arrivare a novembre, e stanno facendo pressioni per fare in modo che l'aeroporto militare di Sigonella possa ospitare l'aeroporto civile. Questa è l'ennesima vergogna e per l'ennesima volta prendere in giro i ragusani tutti. E parliamo di un'altra protesta, quella di Ispica, per il mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali. Incontro in prefettura in tarda mattinata dei consiglieri comunali del Partito Democratico Muraglia e Roccuzzo insieme con il deputato Roberto Ammatuna. Sono fermi da due giorni davanti al municipio i dipendenti comunali ad Ispica con le braccia incrociate per chiedere il pagamento di due mensilità a luglio e agosto, ma nessuno risponde. Il sindaco è in vacanza e i dipendenti non sanno cosa portare a tavola, ha denunciato Aldo Mattisi, segretario della funzione pubblica CGL, che ha seguito i lavoratori in questi giorni di protesta. 250 dipendenti attendono il pagamento degli stipendi di luglio e agosto, molti di loro lavorano part time, molti di loro sono famiglie monoreddito o con entrambi i coniugi dipendenti del comune. Questa mattina fino alle 9 i lavoratori hanno dato vita ad un sit-in di protesta davanti al comune e poi ognuno nelle proprie stanze con le incertezze che li perseguitano da mesi. Quando potranno percepire lo stipendio? Un vertice in prefettura di oggi è servito ai consiglieri di opposizione Pier Enzo Muraglia e Giuseppe Roccuzzo, ricevuti dal prefetto Giovanna Cagliostro, a presentare sul tavolo alcune proposte del Partito Democratico, tre in particolare. La priorità è dare il via celermente alla lottizzazione pubblica, cioè l'immediata vendita dei lotti per avere maggiore liquidità di cassa, la riduzione delle indennità di sindaco e assessori e poi sbloccare le tre trimestralità che si attendono dallo Stato per consentire il pagamento di due mensilità ad ogni dipendente. Dall'opposizione però si vocifera che l'amministrazione, una volta incassati i finanziamenti statali, intende pagare solo la mensilità di luglio e non tutti e due, per conservare le rimanenti somme nelle casse comunali o, nelle peggiori delle ipotesi, pagare invece i fornitori. Continuiamo a parlare ancora di proteste con un'ampia pagina sindacale perché dalla prossima settimana i netturbini bloccheranno la raccolta dei rifiuti solidi urbani per il mancato pagamento degli stipendi. A Pozzallo ieri sera è stato revocato ufficialmente con una delibera il contratto con la ditta Geoambiente. Dietro alla gestione dei rifiuti pozzallesi sono trapelati degli interessi personali da parte del già sindaco di Pozzallo, Giuseppe Sursenti.
Ci si aspetta una settimana calda dei netturbini. Si ferma la raccolta dei rifiuti dalla prossima settimana a un giorno per ogni comune. Lunedì si comincia a Pozzallo, dove dalle 6 del mattino i netturbini della Gioambiente stazioneranno davanti al municipio, attendono il pagamento dalla 14esima di giugno, luglio e agosto. L'accordo firmato in prefettura dal sindaco di Pozzallo, Luigi Amatura, che prevedeva il pagamento di una mensilità entro il 31 agosto, è stato disatteso. Questo è il quadro a Pozzallo. Nessun rapporto disteso tra amministrazione e sindacati, manca il dialogo. Il sindaco è sempre in riunione, ha denunciato il segretario della funzione pubblica CGL Giovanni Lattuca, promette di richiamare e non lo fa mai. Alla ditta Geoambiente di Belpasso, del Catanese, che ha in appalto il servizio di direttezza urbana sin dalla scorsa legislatura, sono stati prima incendiati 4 autocompattatori, poi sono stati ipotizzati rapporti di affari personalistici tra il proprietario della ditta, Guglielmino, e l'ex sindaco Sulsenti, e poi ieri, in tarda serata, la giunta municipale di Pozzallo ha deliberato la rescissione del contratto con la ditta. La giunta municipale poi ha dato mandato al dirigente del servizio ecologia di avviare la procedura negoziata in ambito provinciale e per il tempo necessario di 6 mesi, in attesa che la SRR espleti le procedure per l'avvio della gara unica o che il comune sia utilizzato dallo stesso soggetto a procedere a una nuova gara d'appalto con la clausola rescissoria in caso di avvio della gara unica. Il 19 settembre il sit-in è ad Acate, il giorno dopo a Giaratana, 2 le mensilità arretrate. A Modica lo stato di agitazione potrebbe partire la prossima settimana, se entro il 15 settembre non viene messo neanche un mandato di pagamento. È già in corso al Consiglio Comunale la pratica di avviamento di una nuova gara d'appalto per la gestione dei rifiuti. Giorgio Pucce e il figlio Salvatore, nel mirino della procura dei sindacati, gestiscono il servizio con una proroga di almeno 2 anni. A Scicli il sindaco Franco Susino ha emesso oggi il mandato di pagamento per garantire la 14esima mensilità. Con il finanziamento statale potranno essere pagate altre 2 mensilità. Incontro con il dirigente regionale Maria Luisa Altomonte, mentre si attendono sviluppi positivi in merito ai nuovi incarichi in deroga. È il duplice obiettivo della protesta dei precari della scuola Evlea da 3 giorni in presidio permanente di fronte all'ufficio scolastico provinciale. Primi spiragli positivi per i precari della scuola Iblea impegnati da lunedì in un sit-in permanente di fronte all'ufficio scolastico provinciale indetto fino al prossimo 25 settembre. Venerdì dovrebbero essere effettuate le prime nomine, spiega Enzo Figura, tra gli organizzatori del presidio permanente e secondo quanto ci è stato comunicato dovrebbero essere disponibili solo per i collaboratori scolastici almeno 50 posti. Se le indiscrezioni dovessero essere confermate risponderebbero in pieno alle richieste dei precari, anche se bisognerà capire in dettaglio quale sarà la ripartizione tra le immissioni in ruolo e gli incarichi temporanei. Una nutrita delegazione di precari Iblei intanto ha raggiunto stamane i colleghi di Palermo per un incontro con il dirigente regionale Maria Luisa Altomonte. Al loro fianco anche i collaboratori amministrativi che chiedono un analogo incremento rispetto ai 12 posti finora previsti. Il presidio in via Giordano Bruno intanto proseguirà almeno fino a fine settimana, quando sarà possibile una prima verifica al potenziale incremento della ripartizione dei posti per gli istituti scolastici della provincia. Ed è ancora in corso il vertice palermitano con il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, Maria Luisa Altomonte. Per saperne di più sentiamo l'intervista telefonica al responsabile del comitato precari della scuola, Pietro Aprile. Allora, praticamente la riunione è ancora in corso, stiamo discutendo con l'Altomonte non solo il singolo caso di Ragusa, ma anche un problema legato diciamo, a tutta la Sicilia. Siamo qua con i colleghi di Palermo e la dottoressa Altomonte si è resa disponibile alle nostre istanze e ci ha promesso che a giorni diramerà una nota a tutti gli uffici periferici per individuare quelle scuole con diciamo difficoltà oggettive e tecniche, e dopodiché mostrerà la richiesta all'ufficio centrale del Ministero per ottenere altri posti in deroga. Allo stato attuale i posti in deroga sono quei 4 posti che già avevo annunciato alla stampa, quindi 25 più 4 più 2 che si sono liberati per motivi di trasferimento e cose varie, e poi 12 amministrative, ma allo stato attuale diciamo la situazione rimane ancora in base di attenzione sì, da parte degli uffici qua regionali. E speriamo che in questi giorni si sblocchi la cosa, anche se lei ci ha già assicurato in ogni caso
Le nomine dovranno avvenire entro il giorno 17, perché lei già ha diramato una nota agli uffici e quindi anche a Ragusa, molto probabilmente da lunedì 17 completerà le nomine del personale ATA. E adesso ci spostiamo a Modica, dove non si spengono i riflettori sugli atti di un bando scomparso poco prima della discussione in aula. Adesso è battaglia a suon di comunicati stampa tra il sindaco Buscema e il presidente del Consiglio Scarso. Sentite. A Modica è guerra aperta tra le due cariche più alte della civica Assise. Il presidente del Consiglio Carmelo Scarso replica alle accuse del sindaco Antonello Buscema. Motivo dello scontro, la scomparsa degli atti a corredo della proposta di deliberazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani. Gli atti sono spariti e con loro anche dei DVD contenenti svariate planimetrie. L'opposizione in quella circostanza aveva parlato di fatti poco chiari e soprattutto preoccupanti, perché quanto accaduto potrebbe essere collegato a qualcuno che ha interessi affinché il bando non venga discusso. Sempre in quella circostanza, invece, il sindaco Buscema aveva parlato di superficialità e distrazione. Inoltre, Buscema commenta, sarebbe bastata una segnalazione da parte della segreteria della presidenza del Consiglio affinché si provvedesse subito a trasmettere nuovamente l'intero fascicolo, evitando che questa svista si trasformasse in un caso istituzionale. Una frase che ha mandato il presidente del Consiglio su tutte le furie e che da oggi in poi impone rigore soprattutto nei confronti della segreteria del sindaco. L'occasione ha fermato Scarso per invitarla a trasmettere le proposte di deliberazione con lettera corredata dell'elenco analitico di tutta la documentazione a sostegno. La informa altresì, conclude, che ho dato disposizione alla segreteria di restituire senza indugio le proposte di deliberazione che non rispondono ai criteri suddetti. Insomma, un botta e risposta che si trascina già da diverso tempo e che non intende placarsi. Il tutto avviene solo tramite comunicati stampa e assomiglia molto a una vera e propria telenovela tutta modificata, che appassiona il lettore con una trama sempre di moda, ovvero un mistero, quello del bando scomparso. Di servizi all'ospedale maggiore di Modica. La denuncia è stata sollevata dal comitato Via Loreto, di cui fa parte il sindacalista Salvatore Rando. Troppi macchinari sono fuori uso e nessuno li ripristina, facendo mancare un servizio agli utenti. Strutture sanitarie in declino, se non addirittura al collasso. Alcuni cittadini si sono rivolti ai sindacati per denunciare i disservizi dell'ospedale maggiore di Modica. Il sindacalista Salvatore Rando ha elencato in una nota le segnalazioni di alcuni utenti costretti a fare code per ore e soprattutto visite dai privati per la mancata disponibilità di alcuni macchinari. Carenza di personale, dotazione organica insufficiente, almeno 600 unità di personale in meno rispetto alle altre province siciliane, in ordine al personale medico, infermieristico, ausiliare e posti letto insufficienti. Nel reparto di oculistica dell'ospedale maggiore di Modica, il servizio di fluorangiografia, strumento utilizzato per la diagnosi delle patologie retiniche, è guasto da tanto tempo ed è stato giudicato non riparabile. Sempre in oculistica si registra un altro apparecchio, lo YAG Laser, per le patologie dell'iride del cristallino, anch'esso fuori uso, non riparabile. Si tralasciano altri acquisti non meno importanti, quali ferri chirurgici, lampada a fessura fotografica ed i tomometri di Goldman richieste inevase da oltre un anno. Rando poi ha lanciato un appello al commissario straordinario della SPSET, Cirignotta. Sia rigoroso, puntuale e tempestivo nella risoluzione dei problemi che i cittadini lamentano e provveda a rassicurare gli operatori nello svolgimento del proprio lavoro, mettendolo nelle condizioni di poter operare in serenità. La questione MUOS diventa un caso nazionale, questo quanto è emerso nel corso delle due audizioni di ieri alla Camera e al Senato a Roma, alle quali ha partecipato una delegazione Iblea. La commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito ha ritenuto che sussistono le basi per una moratoria. Sentite. Oggi è stato compiuto un passo avanti, il MUOS diventa un caso nazionale. Questo è il commento di Peppe Cannella e Rino Strano, esponenti del comitato No MUOS, che ieri hanno partecipato alle due audizioni alle commissioni di Camera e Senato, dove sono state spiegate le ragioni dell'opposizione alla costruzione del sistema MUOS a Niscemi. Presenti alle due audizioni anche il giornalista Antonio Mazzeo, il sindaco di Vittoria Nicosia e il sindaco di Niscemi La Rosa. La commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito, riporta la nota del comitato, ha ritenuto che sussistono le basi per una moratoria sia per quanto riguarda la costruzione del MUOS sia per il sistema di antenne già presente nella riserva.
L'onorevole Costa, presidente della commissione, ha sottolineato Peppe Cannella si è impegnato a convocare il ministro della difesa e il presidente della regione Sicilia per avere informazioni dettagliate su quanto sta accadendo a Niscemi e per sollecitare l'invio di dati completi e attendibili sui livelli di inquinamento elettromagnetico. Un buon esito, molto interessante. Da ieri la vicenda MUOS non è più una questione locale o regionale, ma è questione nazionale. La commissione sull'uranio impoverito ha ritenuto opportuno che la vicenda MUOS sia approfondita e addirittura il senatore Scano della commissione ha ritenuto che ci sono gli estremi per il principio di precauzione, che si apra subito la richiesta di una moratoria sul blocco dei lavori del MUOS, però la lotta dei comitati non MUOS non si ferma qua. Il 6 ottobre noi annunciamo un grande corteo a Niscemi davanti alla base delle 41 antenne e dove stanno edificando il MUOS. Ci faremo sentire. Disagi per gli studenti pendolari del comprensorio Iparino col nuovo anno scolastico. Sul tema è intervenuto l'assessore alla pubblica istruzione e alla cultura di Comiso, Maria Rita Schembari, e l'assessore alle politiche sociali e della famiglia del comune di Vittoria, Giovanni Caruano. A fare le spese di una gestione a dir poco fallimentare della regione Sicilia nell'ultimo quadriennio, hanno dichiarato, sono gli studenti pendolari dei comuni di Comiso e Vittoria che frequentano l'istituto musicale, quello alberghiero di Modica. La direzione dell'azienda siciliana Trasporti prosegue la nota, ha comunicato di non poter assicurare il trasporto degli studenti sulla tratta Vittoria-Comiso-Modica per l'anno scolastico 2012-2013. Intanto i due comuni stanno studiando soluzioni alternative per cercare di fornire ai giovani studenti pendolari, in totale circa 200, un mezzo che assicuri loro per l'imminente anno scolastico di poter raggiungere le rispettive sedi scolastiche. Un incontro proficuo, così è stata definita l'assemblea generale di ieri sera convocata a Modica dalle imprese della zona artigianale. Le 22 aziende sostenute dalla CNA hanno incontrato l'amministrazione e avanzato alcune richieste per la riqualificazione dell'area. Sentite. La riqualificazione dell'area, la modifica del regolamento di gestione, una variante al piano regolatore generale che prevede l'allargamento della zona artigianale di Modica, sono queste alcune delle richieste avanzate dalle 22 imprese insediate nell'area che ieri sera hanno incontrato l'amministrazione durante un'assemblea generale indetta dalla CNA. Le imprese hanno chiesto all'amministrazione la pubblicazione di un bando per l'assegnazione dei nuovi lotti e la tassazione minima dell'IMU. Intanto persiste lo stato di agitazione dei lavoratori e fra 10 giorni, se le richieste non saranno ascoltate, le imprese chiuderanno l'attività per un giorno. Il sindaco Buscema ha dato nel frattempo mandato della modifica del regolamento di gestione della zona artigianale. Noi abbiamo chiesto, e devo dire che l'amministrazione ieri sera è stata concorde con noi, di innanzitutto apportare entro il giorno 10 giorni, quindi intorno al giorno 20, giorno 21, le modifiche necessarie al regolamento. Abbiamo chiesto anche che entro 10 giorni venga pubblicato il bando di assegnazione dei nuovi lotti della zona artigianale. All'interno della zona artigianale attualmente ci sono 15 lotti liberi che potrebbero dare lavoro a tante altre imprese e quindi altrettanti lavoratori. In questo caso noi abbiamo chiesto all'amministrazione comunale da subito di emanare il bando e poter garantire occupazione. Altro aspetto che è stato accettato, è stato chiesto, ma che noi vigileremo, sarà quella di approdare in consiglio comunale da subito una variante dal piano regolatore generale che prevede l'allargamento della zona artigianale. Cambiamo argomento. Dopo il duro attacco dei 12 dissidenti che hanno sfiduciato il presidente della Camcom Iblea, Sandro Gambuzza, è il momento dei delusi dall'esito del Consiglio Camerale di sabato che conferma il pieno sostegno ai vertici Camcom. Non si può litigare per affari di Stato. Siamo meravigliati della denigrazione in atto nei confronti del presidente della Camera di Commercio Sandro Gambuzza, che ha ritenuto gratificante far nominare presidente della SAC Peppino Giannone. Cari 12 componenti insoddisfatti, siete sicuri che i vostri aderenti condividano pienamente il vostro operato nei confronti del presidente Sandro Gambuzza? E la domanda rivolta dai delusi dall'esito del Consiglio Camerale di sabato scorso, che ha sancito la sfiducia virtuale al presidente Sandro Gambuzza nei confronti dei 12 dissidenti che hanno presentato e votato la mozione di indirizzo che ha aperto uno squarcio all'interno dell'ente camerale.
Gambuzza era stato invitato a dimettersi dal portavoce tecnico dei dissidenti, ovvero Giovanni Brancati, che ha spiegato il gesto con l'insoddisfazione latente dei 12 mesi di amministrazione con la ciliegina sulla torta della gestione della vicenda SAC. Un botta e risposta che ben descrive il caos interno all'ente camerale, con il rischio che il lungo braccio di ferro segni un periodo all'insegna del caos nel massimo organismo del mondo produttivo, Ibleo. Un sostegno all'ex sindaco di Ragusa, Nello Di Pasquale, per le prossime elezioni regionali e quello espresso dai consiglieri comunali Gaetano Perni, Censo Brancato, Giovanni Brullo e Carmelo Portelli di Santa Croce Camerina durante la riunione della sezione locale dell'Associazione Territorio che si è tenuta ieri a Santa Croce Camerina. L'occasione riporta la nota per confrontarsi a tutto campo e per parlare della presenza forte di Di Pasquale, che si conferma punto di riferimento per l'area Eblea e per un futuro di riscatto e speranza. A Modica il Comitato Spontaneo per i diritti del cittadino lancia l'SOS sul totale stato di degrado della villetta comunale di Modicalta. La protesta dei residenti prende sempre più piede anche su Facebook. Una villetta dimenticata, quella di Modicalta vicino al Palamoc. La villa in questione è in totale stato di abbandono ed almeno si provvede a chiudere il cancello con un catenaccio. È la richiesta del Comitato per i diritti del cittadino, rappresentato da Marcello Medica, che da tempo denuncia il degrado del sito di competenza comunale. Dappertutto si vedono sterpaglie ed erbacce, per non parlare dei rifiuti abbandonati e di pezzi di vetro sparsi ovunque, afferma il Comitato. È facile notare anche segni degli atti vandalici che hanno distrutto le poche strutture al suo interno. Per Medica sarebbe il caso di effettuare una vera e propria bonifica dell'area e magari affidarla a una gestione privata. Una denuncia che Medica espone anche sulla rete e su Facebook, con tanto di foto e commenti che hanno già riscontrato diversi consensi dai cittadini. Foto e segnalazioni che sono arrivate anche sulla bacheca del primo cittadino di Modica, Antonello Buscema, il quale però ancora nulla ha fatto per risolvere la situazione. In uno dei commenti si chiede come soluzione estrema la chiusura del cancello in modo da impedire ai vandali di distruggere quel poco che è rimasto. La competenza è però dell'assessore alle manutenzioni, Tato Cavallino, che invece di rassicurare sembra scoraggiare ancora di più, dato che ha fatto sapere che il catenaccio, già messo più volte, è stato altrettante volte forzato. Intanto, come la villetta di Modicalta, come San Giuseppe Urimpuni, il Parco Monserrato, Villa Cascino e altre aree verdi di Modica che potrebbero essere delle belle realtà, restano ancora dimenticate. Al via il 14 settembre il terzo convegno internazionale di bioetica organizzato dalla diocesi di Noto. Il convegno sarà presieduto da bioeticisti, avvocati e medici che parleranno di umiltà e trascendente come esercizio di cura e ospitalità. Venire al mondo in luoghi dell'invisibile, l'umiltà e il trascendente come esercizio di cura e di ospitalità. Prende il via la due giorni convegnistica sulla bioetica a partire da venerdì 14 settembre con la sessione dedicata alla procreazione e alla generazione. La seconda sessione, riservata al tema dell'evento del mistero, la giornata conclusiva di sabato riservata al rapporto tra medico e paziente, soprattutto quando quest'ultimo non riesce a comunicare. Teologi, docenti universitari, bioeticisti si confronteranno con i cittadini che hanno disagi fisici e psicologici. Il convegno inizia alle 9 di venerdì 14 settembre nell'Aula Magna del Seminario Vescovile a Noto e si conclude il 15 settembre. Il terzo convegno internazionale di bioetica è aperto a tutti. L'esperienza del convegno di bioetica, che è arrivata alla terza edizione, nasce dal desiderio di creare una cultura della vita, secondo un po' l'invito di Giovanni Paolo II, lì dove la vita è in cantiere, in modo particolare lì dove la vita nasce, lì dove la vita soffre, lì dove la vita muore. Tanti professionisti con i quali siamo entrati in rapporto attendono il convegno di bioetica perché ritrovano in questa esperienza elementi per riflettere e per dare a una prassi, che è la prassi medica, anche contenuti etici e comunque per confrontarsi su problematiche che magari loro riscontrano quotidianamente in campo. E questo era l'ultimo servizio di oggi, non ci sono più aggiornamenti, questa edizione termina qui, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.